Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Renato Sarti, direttore del Teatro della Cooperativa, che ci parlerà di Chicago Boys, spettacolo presentato dall'8 al 19 novembre proprio al Teatro della Cooperativa. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito, grazie a voi. Grazie a lei di essere qui con noi oggi. Inizierei proprio chiedendole come nasce l'idea di portare in scena questo spettacolo e a che tipo di pubblico è rivolto. Allora, nasce molto lontano, mi scuso per la voce, c'è un abbassamento, ma penso che ce la facciamo. Nasce nel 2005 esattamente, in occasione della trasmissione della Gabanelli Report, che ci chiese un intervento di 20 minuti. In quel periodo erano, diciamo così, era uso della trasmissione fare un intervento di parte di attori come Paolini, come Davide Nia, eccetera, e chiamò anche me e Bebo Storti. In quel caso ci propose il tema della privatizzazione, delle privatizzazioni, e a quel punto io feci una ricerca su quello che era stato il guru della privatizzazione americano, premio Nobel per l'economia, Milton Friedman, e la sua scuola dei Chicago Boys, e scoprì attraverso vari libri eccetera una cosa molto interessante. I Chicago Boys questi ragazzi, che studenti che arrivavano da Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, cioè da Sud America, che arrivavano all'università di Chicago Boys, di Chicago, e poi ritornavano in patria al motto di, semplificando, noi siamo tornati qui per competere e non per collaborare. Cosa sono stati i Chicago Boys? Sono stati questa scuola di economica americana soprattutto, anche se Milton Friedman era di origini austriache, che il mantra, diciamo così, il motto principale è privatizzare, privatizzare, privatizzare tutto, anche l'acqua, l'aria che respiriamo. Qual è la caratteristica dei Chicago Boys? Tremenda, che insieme all'opera di privatizzazione, di speculazione, di finanza canaglia, si affiancava al terrorismo di Stato. Tutti quanti ricorderemo, siamo al cinquantenario del golpe, quello che è successo in Cile, ma non solo in Cile, in tanti paesi del Sud America negli anni 60, 70, 80, cioè Argentina, Brasile, Nicaragua, Indonesia, poi anche in Indonesia è stato il primo caso dove i Chicago Boys hanno affiancato la loro opera di economica insieme a quella dei golpe, delle torture, dei desaparecidos. Questo poi, lunga onda, è continuata anche nei paesi socialisti, cioè l'opera dei Chicago Boys affiancata dal terrorismo di Stato si è propagata anche, tutti ricordiamo, Piazza Tiananmen in Cina, ci ricordiamo della Polonia, quello che è successo nelle lotte di Lecco-Valenza, e poi, diciamo così, l'apogeo di questa cosa qui avviene con la crollo del muro, ma i Chicago Boys sono ancora attivi oggi. E il motto in cui, diciamo così, per chiudere questa lunga presentazione dei Chicago Boys è, usando una frase del testo, chiedersi se sarebbe stato possibile imporre la liberalizzazione più sfrenata, senza i golpe, senza il desaparecido, senza la tortura, e come chiedere a una stampella: vuoi camminare da sola? E non comprendere perché il generale Pinochet è stato costretto a suicidare Salvatore Allende e bombardare il Palazzo della Moneda. Ecco, il coniugarsi di queste due attività, una terrorismo di Stato, l'altra l'economia, la privatizzazione, ricordiamo che le multinazionali allora erano importantissime come adesso, la General Electric, la Fourier Company, e questa opera è stata sempre affiancata insieme al terrorismo di Stato. Oltre quindi ai temi principali affrontati, qual è il messaggio finale che si vuole trasmettere con questo spettacolo? Ma una riflessione che facevo questi giorni, sto parlando di un tema molto delicato, dei bambini che muoiono a Gaza e dei bambini che muoiono a Kiev. Bene, si parla adesso, lo so che è antipatico, è terribile parlare di come dire, fare dei calcoli matematici su queste cose qua, però se calcoliamo che si parla di centinaia, migliaia forse di bambini che muoiono per a causa delle bombe, però una domanda che dovremmo porci è un'altra. Questa è pura ipocrisia, perché secondo i dati statistici forniti dall'UNICEF, dall'OMS, Organizzazione Mondiale per la Sanità, e dalla Banca Mondiale, nel 2021 sono morti 5 milioni e 100 bambini nel mondo
circa 13-14 mila ogni giorno, 13-14 mila ogni giorno, per mancanza di acqua, di condizioni igieniche, di medicinali, per la fame, per la malnutrizione. Ecco, allora noi dobbiamo concepire questa guerra economica permanente come la guerra più importante, più terribile che si sta svolgendo all'interno del globo terrestre. E certo, pensare a un bambino che muore sotto i bombardamenti è terribile, ma anche lì nel morire per inedia o per malattie o per mancanza di acqua per una madre che sta vicino al bambino deve essere una cosa terribile. E quindi la riflessione che vogliamo porre è: state attenti, che ci sono anche altre guerre, quello che abbiamo detto prima, una sorta di guerra permanente economica, che è questa, che è derivata dallo sfruttamento, dalla finanza canaglia e dal fatto che c'è una forbice sempre più, diciamo così, divaricata, che separa il mondo di quelli che hanno tanto, il mondo occidentale, il mondo dello spreco, il mondo del consumismo, e quelli che non hanno, non dico poco, ma non hanno niente. Infine le chiedo, dato che ieri c'è stato il debutto, come è stato accolto questo spettacolo e come ha reagito il pubblico? Ma bene, nonostante il nostro attore era colpito da un abbassamento di voce come me, andiamo in simbiosi, molto bene, molto bene. Lo spettacolo funziona. Parliamo di fatti storici, fatti economici, di fatti politici, ma tutto quanto in maniera molto grottesca. Massimiliano Loizzi, che ha affiancato da Elena Novoselova, un'attrice russa, recita per un'ora e dieci all'interno di una specie di pedana con due grandi schermi dietro, ma su questa pedana è incassata una vasca da bagno particolare, e lui tutto il racconto lo fa all'interno di questa vasca da bagno con un'acqua putrida. In realtà è latte di mandorle e cacao, ma sembra fanghiglia, che è il simbolo di quello che è il disastro ecologico che stiamo combinando rispetto al nostro paese, al nostro pianeta, sull'orlo del collasso. E da questa vasca putrida, che è il simbolo della distruzione della terra, lui svolge, diciamo così, questa sorta di guerra fredda, rinnovata, cioè lo scontro fra un paese socialista, comunista, di origine socialista e comunista, chiamiamolo così, e invece è il capitalismo, che è lui, che è rappresentato, il paese socialista, rappresentato da questa attrice russa, e si svolge con tutta una dinamica di conflitto anche personale: uno cerca di annegarlo, l'altro cerca di avvelenarlo, insomma non svelo come finisce, però gli applausi erano tanti, la gente è contenta, anche perché è un testo che esiste ormai dal 2008, quindi siamo intorno ai 15 anni, insomma, ecco, che viene rappresentato. Di solito ero in scena io, adesso largo i giovani e facciamo, in questo caso c'è Massimiliano Loizzi, che è conosciuto per quelli del Terzo Segreto di Satira, ma in realtà è un attore formidabile, come molti attori comici, quando si cimentano sul tragico sono molto più bravi di quelli che solitamente fanno il drammatico e il tragico. Io la ringrazio per aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Sono io che ringrazio voi.